Ciao a tutti, questa è la terza lezione e parliamo di Francesco Petrarca. Francesco Petrarca è un altro dei grandissimi poeti della letteratura italiana e mondiale. Anche lui letto e conosciuto in tutto il mondo. Petrarca è il primo grande poeta d'amore della letteratura mondiale. C'erano stati prima di lui anche i provenzali, i siciliani, che avevano scritto delle poesie d'amore, solo che erano esercizi di bravura, erano poesie fredde, scritte così a tavolino. Invece Petrarca è il primo che mette il proprio tormento d'amore nelle poesie. Lui è un uomo che soffre per un amore non corrisposto ed è il primo poeta innamorato. Petrarca nacque ad Arezzo nel 1304, suo padre era un notaio, quindi borghese, ed era un esule bianco, il padre un guelfo bianco, un esule dei guelfi bianchi. Suo padre era stato cacciato insieme a Dante da Firenze, anche lui in esilio perché aveva aderito ai guelfi bianchi. Anche lui comincia a girovagare, a un certo punto però, per fortuna per lui, nel 1312 diventa notaio alla corte papale ad Avignone. Per poco meno di un secolo, il Papa in quel periodo, invece di stare a Roma, stava ad Avignone, e il padre di Francesco Petrarca diventa notaio ad Avignone, quindi diciamo è un posto di prestigio. Lui si iscrive alla facoltà di legge di Bologna anche per seguire le orme del padre. Anche lui voleva, il padre voleva che diventasse notaio, solo che a un certo punto il padre muore giovane, e per quei tempi la perdita del padre è una tragedia dal punto di vista economico, perché non ci sono tutele di alcun tipo, le donne non possono lavorare, quindi Petrarca si ritrova non solo con la perdita del padre ma senza più un centesimo, e quindi è costretto a prendere gli ordini minori. Gli ordini minori sono l'ultimo gradino della sfera ecclesiastica, hanno alcuni degli obblighi, ad esempio dovrebbero mantenere il celibato, lui non lo fece perché ebbe dei figli. Non potevano recitare, fare messa, però facevano parte della sfera degli ecclesiastici, però aveva una piccola rendita che era assicurata dalla Chiesa di Roma. Attraverso questa piccola rendita lui riusciva a campare. Piano piano però lui diventa un poeta molto conosciuto e stimato. Il 6 aprile del 1327 accade un evento per lui importante: conosce Laura. Laura non è Beatrice, Laura non è una donna angelo, Laura è una donna in carne ed ossa della quale lui si innamora. Era una donna sposata e lui si innamora perdutamente. Solo che, come lui stesso dice, Laura non dice né sì né no. Certe volte sembra più che possa consentire, lui si avvicina, appena lui si avvicina lei è fredda e si distacca. E quindi lo tiene irretito. Come lui stesso dice, non mi libera né mi tiene per sé. Questo lo fa stare male, questa incertezza la fa stare male, e tutto questo suo tormento interiore, tutta questa passione la riversa nelle sue poesie. Nel 1340 lui ottiene la corona d'alloro, che sarebbe una sorta di premio Nobel per quei tempi, il poeta migliore di quell'anno, sia da Parigi che da Roma. Lui accetta quella di Roma. E da questo momento in poi appunto diventa un poeta famosissimo. Muore nel 1374. Petrarca è un poeta completamente diverso da Dante. Innanzitutto non siamo più nel Medioevo, siamo già in un'età diversa, che ci stiamo avvicinando all'umanesimo. Dante, già ci sono quasi 40 anni di differenza. Dante nasce nel 1265, Petrarca nel 1304. Dante avviene da una famiglia nobile, Petrarca da una famiglia borghese, quindi sia per formazione culturale abbiamo un poeta completamente diverso. Innanzitutto, come abbiamo detto, non vive più nell'età comunale, quindi la passione, lo scontro civile tra guelfi e ghibellini non esiste più. Ormai i signori avevano preso il possesso delle città e la sfera politica si decideva, era tutta nelle mani del signore.
e gli scontri tra le varie parti non servivano più a niente. Lui non nasce di fatto a famiglia fiorentina, ma non nasce a Firenze, lui gira per tutta Europa, quindi non si sente fiorentino, non, si sente quasi un cosmopolita, cittadino del mondo, non ha la passione per una patria vera e propria, proprio perché non c'è in lui la passione civile e politica, professa quello che i latini chiamavano l'ozium letterario. L'ozium vuol dire che non è che stavano così senza fare niente, l'ozium vuol dire che si dedicavano soltanto a problemi letterari, problemi personali, interni, intimi, e non si preoccupavano della sfera politica. Quindi lui è in un'età di mezzo, non è più medioevo e non è ancora umanesi. Questo tormento, questa età di mezzo, l'avvertiamo anche nella visione della donna. Lui vorrebbe avere una donna angelo, diciamo così, alla maniera di Beatrice dello Stinnovo, ma non ce la fa. Quando è con Laura prova la passione umana, terrena, di avere, di possedere quella donna, e quindi vorrebbe vedere la donna in maniera serena, invece non ce la fa, in lui c'è tutto questo, il tormento per ciò che vorrebbe e invece senza, per ciò che in realtà è. Rispetto a Dante abbiamo parlato per quanto riguarda della lingua di plurilinguismo, invece lui abbiamo una sorta di monolinguismo. Siccome la tematica è sempre quella, il tormento d'amore, la parte, diciamo, l'esplorazione psicologica, la parte intima, lui utilizza una sola lingua, non è come Dante che adatta la lingua alle esigenze e diciamo, agli interlocutori. Per lui l'interlocutore è se stesso, il proprio animo, il proprio cuore, il proprio tormento. Quindi la lingua è sempre allo stesso livello, molto alta, pura, musicale, bella, soave, però è sempre allo stesso livello, anche perché lui riversava nelle sue opere una sorta di correzione maniacale, li rivedeva, li riscriveva, li sistemava per tutto il resto della sua vita. Se fosse campato 20 anni in più avrebbe ricorretto ancora per altri 20 anni le sue opere. E abbiamo detto il vero protagonista delle sue opere è l'io, più che Laura, più che l'amore, è l'io e i tormenti che l'amore prova nel suo animo, e per questo è il primo autore moderno. E scrive non più per fini didattico-pedagogici, lui non vuole dare insegnamenti, non vuole dare diciamo idee per come raggiungere la salvezza, anzi lui sa che se continua così va all'inferno, perché vede l'amore come in maniera quasi lussuriosa, per intenderci alla Dante, alla Paola e Francesca, e lui in una delle sue opere minori, il Secretum, si definisce un peccatore di accidia. Cos'è l'accidia? L'accidia è la mancanza di volontà, nel senso, come dico io, domani studio e poi alla fine non ho la volontà di studiare e non studio mai. Lui si impegnava, devo vedere la donna in maniera angelica, domani lo faccio, poi alla fine non ci riusciva mai. E questo tormento lo mette nella sua opera minore, forse più importante, il Secretum, che è un dialogo tra se stesso e Sant'Agostino alla presenza di una bella donna che era la verità. Lui in questo libro fa una sorta di outing, come si dice in maniera, con un termine moderno, confessa di essere un peccatore di accidia, però alla fine dice sì, io ci provo, ma no. Credetemi, non ce la faccio. La sua opera più importante, anche questa, famosa, conosciuta, un'opera di altissimo livello, è il Canzoniere. Il Canzoniere, che in realtà in latino si chiamava Rerum Vulgarum Fragmenta, vuol dire quindi frammenti di cose in lingua volgare, è composto da 366 poesie liriche, di natura diversa, sonetti, canzoni, madrigali, la stragrande maggioranza sono dei sonetti. Lui ha scritto delle poesie
abbiamo detto così, per sfogo della sua passione amorosa, per tutto il corso della sua vita. Poi, quando era, diciamo, vecchio, anziano, ha deciso di raccoglierlo. Però all'inizio, quando le ha scritte, non voleva pubblicarle, per questo per lui erano dei frammenti, erano una sorta di sfogo dell'animo, come abbiamo detto più volte. E ne ha scritte tante, tantissime. Alla fine, quando lui era anziano, ne ha raccolto 365, le ha riscritte, le ha, diciamo, pulite dal punto di vista stilistico, ne ha scritta una sola in più, che sarebbe una sorta di premio, la prima poesia, il primo sonetto, e le ha messo in ordine cronologico, una sorta di storia d'amore per Laura. E gli storici della letteratura solitamente dividono quest'opera in due grandi parti: in vita di Madonna Laura e morte di Madonna Laura. Laura muore nel 1348 durante quella grande epidemia che si chiama peste nera, che ha invaso l'Europa a metà del XIV secolo e che ha decimato in parte della parte della popolazione. Anche lei muore di peste. E chiaramente lui passa un periodo di sconforto, e questo sconforto si vede anche nelle sue poesie. La prima parte delle poesie, In vita di Madonna Laura, sono scritte con un linguaggio un po' diverso, perché Laura era viva, è una donna in carne ed ossa che lui voleva amare, e quindi c'è tutta la passione, come lui dice, avvampo d'amore, quindi prendo fuoco per l'amore, per la passione. La seconda parte, Laura era morta, e quindi è chiaro, non c'è più la passione terrena per una donna, chiaramente che non c'è più. E quindi da questo punto in poi Laura comincia a diventare una donna angelo, e quindi il linguaggio si fa più stilnovistico, c'è una sorta di trasfigurazione di Laura, ma perché era morta, e quindi è chiaro che non c'era più la passione amorosa. Lui alla fine della sua vita, quando appunto è vecchio, definisce tutta questa sua opera, tutto questo suo amore, questo tormento, vano. Vano vuol dire che non è servito a niente, perché tutte le cose umane, tutte le cose terrene svaniscono. La bellezza, la fama, la fortuna. E si dovrebbe dedicare la vita per le cose che hanno veramente valore, e quindi la salvezza eterna. Lui questo lo sapeva, torno a dire, ci ha tentato tante volte, ma non ci è mai riuscito. Alla fine della sua vita riguarda un po' indietro la sua vita e capisce dove ha sbagliato, capisce e si rende conto che ha dedicato troppo tempo per la passione amorosa. E quindi abbiamo già detto la seconda parte, le poesie In morte di Madonna Laura, il linguaggio è un po' più stilnovistico. Quasi tutte le poesie sono poesie d'amore, ma non tutte. C'è una canzone famosissima, Italia mia, che è dedicata all'Italia, ed è una poesia molto bella, ma anche famosa perché per la prima volta un intellettuale dedica una poesia all'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia che ancora non se ne parlava, e lui dice, è un'invocazione a tutti i signori dell'Italia di lasciar perdere l'odio, di lasciar perdere le guerre, di mettersi insieme e creare l'Italia. Quindi poi questa nell'Ottocento, quando per il Risorgimento, durante il periodo del Risorgimento, è stata vista come l'inizio della coscienza civile di un popolo. In realtà qui non c'era proprio questa coscienza, era un'invocazione quasi per quei tempi buttata lì, quasi per assurdo, era una sensazione di come se l'Italia fosse vista come una bella donna, è un'invocazione a una bella donna, è un'invocazione a non tormentare più il suolo italiano. E abbiamo già detto che Petrarca è un intellettuale che sta a metà tra il Medioevo e l'Umanesimo. Cosa vuol dire l'Umanesimo?
per adesso lo accenniamo soltanto perché poi nella prossima lezione, quando parleremo di Boccaccio, introduciamo, ne parleremo in maniera più distesa di questo concetto, però è importante cominciare a comprenderlo. L'umanesimo è una grande corrente, non solo letteraria, artistica in generale, che investe l'arte, la pittura, la scultura, la musica e anche chiaramente la poesia. E cambia il punto di vista. Come abbiamo detto con Dante, che il tema centrale era la salvezza, qui durante il Medioevo al centro non ci sta più Dio, non ci sta la salvezza eterna, al centro della riflessione intellettuale, artistica, poetica, ci sta l'uomo. Ci sta l'uomo con i temi laici, con i temi civili. L'umanesimo si richiama alla tradizione, grande tradizione latina e greca, e riscopre i grandi, testi. E solo cosa fa? Attraverso una disciplina che si chiama filologia, studia la lingua latina e greca e legge i testi come li avevano scritti veramente i latini e i greci, perché durante il Medioevo cosa era successo? Prendevano i testi latini e greci e li adattavano alla sensibilità cristiana. C'è un esempio famosissimo, un'opera di Virgilio, quando parla di un bambino che avrebbe salvato l'umanità. Chiaramente i cristiani hanno visto Gesù bambino. Ora, Virgilio avrebbe potuto parlare di Gesù bambino? Assolutamente no. Quindi hanno cambiato il senso di ciò che voleva dire Virgilio. Attraverso la filologia, quindi lo studio esatto della lingua latina e greca, recuperano il testo integrale, così come era stato scritto dai poeti greci e latini, e quindi ristudiano la perfezione, la bellezza, la suavità dei testi greci e latini. È uno dei primissimi a fare questo studio, questa ripulitura, questo copiare l'esempio dei grandi classici latini e greci in Europa, non in Italia, ma in Europa, fu Francesco Petrarca, che lui com'era fissato con la perfezione, con la cura, con i particolari, questo modello di perfezione lo prende sia dalla prosa che dalla poesia greca e latina. Quindi abbiamo due grandissimi personaggi, Dante e Petrarca. Sono personaggi completamente diversi dal punto di vista linguistico, dal punto di vista della passione amorosa e dal punto di vista delle tematiche. Non c'è più la salvezza eterna come tema principe, ma c'è l'uomo, il tormento, la passione. E Petrarca è un autore che può essere letto anche fra 3.000 anni, perché la passione amorosa e il tormento fra 3.000 anni, si spera, ci sarà ancora. Grazie a tutti.